Germana, alla partita truccata, l'ex commissario di polizia scampato ai killer corleonesi ha voluto testimoniare la vicinanza all'imprenditore Andrea Bulgarella in prima fila alla presentazione del libro a Livorno. Ben ritrovati, e questo è il tema della nostra notizia del giorno. Vediamo il servizio. Ante quella dell'ex commissario, oggi questore in pensione, Rino Germanà, che scampò al comando di fuoco dei corleonesi sul lungomare della Tonnarella quando prestava servizio nei primi anni 90 a Mazara del Vallo. Fra le tante antimafie parolaie, Germanà rappresenta la vera lotta a Cosa Nostra, vissuta sulla propria pelle da servitore dello Stato, sul campo, lontano dai riflettori. La sua prontezza di riflessi rispondendo al fuoco, rifugiandosi in mare, e la fortuna che fece inceppare il Kalashnikov di Matteo Messina Denaro al momento dell'esecuzione gli salvarono la vita. Martedì scorso a Livorno ha voluto testimoniare la vicinanza a quell'imprenditore conosciuto assai bene quando era di servizio a Trapani, accusato oggi dalla Procura di Firenze di essere un prestanome di uno dei suoi killer. In prima fila, fiero come sempre della sua vita da servitore dello Stato, sfidando certa stampa ed una parte della magistratura che indagano Andrea Bulgarella, presumendo che le sue fortune siano nate proprio dai proventi della mafia trapanese. Rino Germanà è addirittura intervenuto durante i lavori mettendoci la faccia, in un gesto di stima verso l'ex presidente del Trapani Calcio, assai apprezzato dal costruttore. Comunque, la presentazione al Grand Hotel Palazzo è stata ancora una volta lo scenario tangibile, così come ai primi di gennaio alla Tonnara di Bonagia, di ciò che racchiude tanti anni di attività dell'imprenditore trapanese, restituendo alla città toscana, dopo decenni di degrado, uno dei suoi gioielli. L'ennesima opera di restauro di un sognatore, ed anche qui, nella sua seconda patria, la Toscana, la risposta del territorio è stata significativa, con oltre 300 persone che in un pomeriggio lavorativo hanno voluto esserci testimoniando la loro vicinanza all'imprenditore siciliano. Davanti a loro i relatori, l'avvocato Nino Calega, legale di Bulgarella, ed il giornalista Giacomo Di Girolamo, che con l'imprenditore di origine valdericine ha scritto a quattro mani il libro. Un intervento, quello del costruttore, carico di amarezza per essere stato lasciato solo dalle istituzioni in regione quando certa stampa, con i primi schizzi di fango, gli ritagliava addosso il cliché del colluso mafioso andato a nord per riciclare i capitali, quando invece, negli anni, i suoi investimenti lungimiranti e di prestigio gli avevano valso la definizione di poeta del mattone. Ma ascoltiamo il suo commento a margine dell'incontro livornese. Io intanto sono molto positivo e non guardo il passato. Nel passato ci sono state tante partite truccate, l'ho raccontato nel mio libro, ce ne sono tanti che non ho raccontato, ma penso al futuro. Io sono ottimista, penso che il futuro in un territorio bello come Pisa, come Livorno, come tutta la Toscana, io penso soltanto quello che posso fare di bello, non penso il passato, le partite truccate, non sta a me giudicare queste cose, ma io non c'entro con le partite truccate. La cosa che ti ha dato più noia? No, sono rimasto solo, non tanto da parte del popolo, ma dalla parte delle persone che contano, dell'amministrazione, dalla classe politica. Io sono una persona che lavoro, una persona che amo il mio lavoro, una persona che penso soltanto a fare delle cose che mi piace fare e che possono dare anche un servizio al territorio. Mi hai domandato perché hanno voluto buttarti un po' di fango addosso? No, questo io non lo voglio nemmeno pensare, però sai, era una questione di cultura, il siciliano che lavora, il siciliano che produce, il siciliano che magari ha successo, crea invidia, c'è questa cultura del siciliano della mafia. La mafia io non l'ho mai conosciuta, non conosco nessuno, non ho mai fatto affari con la mafia e non ho fatto mai speculazione, che sia chiaro. Termina qui questo primo spazio informativo di oggi. Vi aspetto dopo la pubblicità con tutte le altre notizie. Birgi parla Turano, l'assessore regionale alle attività produttive è intervenuto questa mattina al seminario vescovile di Erice. La regione farà la sua parte. Nasce il Museo del Vino. Il progetto è stato presentato a Marsala dal sindaco. Palazzo Fici inserito tra i luoghi della cultura regionale.
Mafia scatta maxi confisca. Nel mirino i beni di un imprenditore castelvetranese già condannato per estorsione. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del ROS di Trapani. Il servizio nella seconda edizione. Le previsioni meteo, nella prossima edizione spazio anche al tempo. E per il TG Sport fare più punti possibili. Ieri pomeriggio in conferenza stampa l'allenatore del Trapani Calcio Alessandro Calori ha presentato il match di domani contro la Casertana. Oggi rifinitura in terra campana. Maschere, coriandoli e sfilate. Telesud on the road questa mattina ha chiesto ai trapanesi come trascorreranno il carnevale. Il servizio nel nostro approfondimento. Buongiorno e ben ritrovati. Grande partecipazione oggi all'incontro organizzato dal Comitato per la Salvaguardia e il Monitoraggio dell'aeroporto di Birgi. Il servizio. Presenti le istituzioni in massa questa mattina all'iniziativa per le vicende che hanno riguardato il Vincenzo Florio in queste settimane con il ricorso vinto dall'ex compagnia di bandiera all'Italia e le nomine del nuovo CDA. Al seminario vescovile di ieri c'è il sindaco Daniela Toscano e il presidente del consiglio comunale della Vetta Giacomo Tranchida. In sala anche il primo cittadino dell'EGA di Giuseppe Pagotto e la senatrice Pamela Orru. Durante i lavori, arrivato con leggero ritardo da Palermo, l'assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano, durante il suo intervento, ha rassicurato il pubblico presente in massa all'iniziativa che il governo regionale farà tutto il possibile per salvare quantomeno la stagione turistica alle porte. Addirittura il deputato Alcamesa ha anticipato che il governatore Nello Musumeci si è sentito telefonicamente con il responsabile Ryanair Italia, assicurando che il nuovo bando sarà predisposto in tempi brevissimi, probabilmente entro la prossima settimana. Turano attenderà martedì mattina una delegazione dell'incontro di questa mattina, di cui faranno parte un sindaco del territorio, un rappresentante del Comitato per la Salvaguardia e il Monitoraggio dell'aeroporto di Birgi, da lui in assessorato a Palermo, per poi recarsi assieme al Dipartimento del Turismo, dove il direttore generale di questo assessorato sta predisponendo il nuovo bando, così da vederlo assieme per rassicurare gli operatori della provincia. A margine dell'incontro abbiamo ascoltato Turano ai nostri microfoni. La regione è impegnatissima, è successo questo incidente gravissimo che all'Italia ha bloccato la gara, cioè all'Italia non basta che noi gli paghiamo i debiti, che gli paghiamo il personale, ma vuole pure bloccare lo sviluppo della provincia di Trapani, dobbiamo essere chiari, perché all'Italia dice io sono disponibile a garantirti le rotte ma non ti garantisco i passeggeri, e noi regali ad Alitalia è picciolo, all'Italia non ce ne dobbiamo dare più, vogliamo soltanto una compagnia che ci porta pure passeggeri. Non basta questo, all'Italia ha bloccato tutto, ora martedì vedremo come smontare questi rilievi che sono stati messi e fare un nuovo bando per garantire la stagione estiva. I tempi del bando, lei ha parlato dei tempi celeri, ma in quanti giorni? Martedì mattina posso dare la risposta, io non parlo di chiacchiere, parlo di cose concrete, martedì alle 9:30 ho già l'incontro. Un piano B, sappiamo, perché lei lo ha annunciato poco fa, che il presidente Musumeci ha telefonato direttamente al responsabile del Ryanair per l'Italia per trovare una soluzione tampone. Una soluzione ponte, garantendo che sicuramente l'aeroporto di Trapani farà un nuovo bando al netto dei rilievi che ha mosso il giudice con l'accoglimento dell'impugnativa. Sappiamo cosa ha risposto Ryanair? Io sono molto fiducioso, le cose il governo le annuncia dopo che le fa, non prima. E in Airges giovedì, durante l'assemblea dei soci, non sono mancati i colpi di scena, nominati due dei tre consiglieri di amministrazione. Nomine a sorprese nella CDA, nella società di gestione dello scalo di Birgi. Giovedì infatti sono state verificate le nomine di due dei tre membri del consiglio di amministrazione, così da poter comunque essere pienamente operativo, anche se in mancanza del terzo consigliere, che a questo punto arriverà dopo il voto del 4 marzo, quando il socio di maggioranza, la regione, indicherà il CDA definitivo, sostituendo questo transitorio, insediato per non prestare le scelte a speculazioni politiche, così come annunciato dal presidente Musumeci. Nomi che sono andati in controtendenza a quelli circolati nei giorni scorsi nei palazzi di governo palermitano.
I membri nominati sono Lucia Di Fatta, capo di gabinetto dell'assessore regionale al turismo, figura in ascesa tra i civil servants siciliani, e Gianluigi Amico, capo di gabinetto del presidente della regione, che dovrebbe essere lui a presiedere la società temporaneamente. Notizie però che la funzionaria regionale della regione, incaricata per le partecipate dall'assessorato all'economia di presenziare all'assemblea dei soci giovedì, è stata assai stringata verso il vecchio CDA, presente con tutti e tre i membri, sia il dimissionario giudice che con Daniela Virgilio, sollevata dalla regione, che ha fatto tecnicamente decadere l'avvocato Paolo Angius in quota ai privati. Così, a metà assemblea, è stata la delegata regionale a presiederla, facendo allontanare i tre, riferendo che ogni altra notizia la regione non era tenuta a comunicarla. Insomma, non un clima da lunghi coltelli, ma neanche idilliaco in questo passaggio di consegne. E adesso cambiamo argomento e ci spostiamo a Marsala, dove ieri pomeriggio è stato presentato il progetto per il Museo del Vino. Un appuntamento voluto dal sindaco per presentare l'allestimento che sarà realizzato a Palazzo Fici secondo il progetto che sarà inviato alla regione siciliana per accedere ai finanziamenti PO-FESR 2014-2020. L'amministrazione è giunta alla definizione del progetto dopo alcuni step necessari, quali l'inserimento di Palazzo Fici tra i luoghi della cultura regionali, nonché il completamento della struttura e la sua recente apertura alle visite grazie ad un progetto scuola-lavoro con l'Istituto Commerciale. Ascoltiamo il sindaco Alberto Di Girolamo. Credo che Marsala necessita di un museo del vino, insomma, Marsala cresce attorno al vino. L'agricoltura, la cultura, la storia della città è legata moltissimo a questo e non c'è stato, tranne nelle cantine, ognuno nei vari stabilimenti, ognuno c'ha qualche cosa e quindi era necessario questo. Noi Palazzo Fici l'abbiamo portato a termine, è stato inaugurato a metà dicembre e questo abbiamo chiesto all'assessorato di farlo entrare nei palazzi della cultura. C'è entrato, adesso presentiamo questo progetto e complessivamente attorno al vino racconta la storia di questa città. Quindi mi sembrava giusto questa sera presentarlo a tutti, non semplicemente agli addetti ai lavori ma anche ai cittadini, perché sarà presentato entro 2 o 3 giorni e speriamo che venga finanziato in modo che Marsala possa essere poi rappresentata degnamente, o la storia della città di Marsala, perché attorno al vino c'è la storia della città, degnamente che tutte la possono conoscere meglio di come la conosciamo noi, sia per i marsalesi, sia per i cittadini italiani, ma anche gli stranieri. E adesso diamo spazio alla pagina dell'informazione elettorale. Iniziativa elettorale ieri pomeriggio all'Hotel Vittoria di Marcello Linares, candidato alla Camera nel collegio plurinominale Trapani-Marsala, Monreale-Bagheria. All'incontro hanno partecipato i deputati regionali Giuseppe Lupo e Baldo Gucciardi. Nel corso dell'incontro Linares ha illustrato i motivi della sua candidatura. Apertura di campagna elettorale con una bella delegazione di eccellenze di questa città, del mondo dell'imprenditoria, del mondo professionale, del mondo anche culturale, perché no, anche del mondo intellettuale. La parte migliore di questa città. Trapani merita di più, dobbiamo ripartire da qui. Merita un programma vero come quello del Partito Democratico, un programma onesto con coperture finanziarie vere. Non merita sicuramente le promesse irrealizzabili del centrodestra che hanno ridotto il paese in uno stato di crisi che tutti purtroppo ricordiamo. Non merita le urla che inneggiano alla paura, alla rabbia, all'odio sempre del centrodestra, e non merita neanche l'inadeguatezza dei populisti che criticano e basta. Presenti all'iniziativa anche gli altri candidati del PD, a partire dalla senatrice Pamela Auru, in corsa per la Camera nel collegio uninominale Trapani-Marsala, e l'onorevole Teresa Piccione, in lista per il Senato nel preporzionale per la Sicilia occidentale. A sottolineare le candidature e le priorità del programma democratico il capogruppo all'ARS Lupo. Sono liste che nascono con candidati autorevoli, candidati che hanno senz'altro dimostrato in questi anni davvero di lavorare per la costruzione del Partito Democratico all'interno delle istituzioni, come l'onorevole Piccione, ma anche come altri candidati, come la senatrice Pamela Orru, e anche proposte nuove. Per esempio come Marcello Linares, in una città importante come Trapani,
e anche candidature che generosamente vengono portate avanti per rilanciare il programma del Partito Democratico, un programma che mette al centro innanzitutto i temi dello sviluppo, della crescita economica, del lavoro. Questa è la priorità. Nella sala conferenze dell'albergo trapanese anche Anna Maria Angileri, candidata alla Camera dei Deputati nel plurinominale per il collegio Trapani-Marsala, Monreale e Bagheria, che questo pomeriggio alle 17 aprirà la campagna elettorale nel comitato di Via dei Mille. All'incontro sarà presente la senatrice Pamela Orru e Davide Faraone, capolista al Senato. Sempre in piazza Vittorio Emanuele, più o meno in concomitanza con l'iniziativa democratica, Noi con l'Italia, UDC, presentava la sua squadra nel plurinominale nel collegio Trapani-Marsala, Monreale e Bagheria. Quasi al completo i candidati della lista, dal leader Saverio Romano alla trapanese Maria Pia Castiglione sino all'onorevole Gabriella Carlucci, in tour elettorale ieri in provincia. Ai nostri microfoni il capolista Saverio Romano ha sottolineato il nuovo progetto politico offerto all'elettorato. Ascoltiamolo. Noi siamo la novità politica di questa competizione elettorale. Partiti che si sapeva fossero già presenti sono assenti dalla scheda elettorale. La nostra invece è stata una formazione politica che ha messo insieme circa 6 movimenti ed è riuscita a fare tesoro di quella esperienza, di quei valori e quei principi che vogliamo siano rappresentati in Parlamento e siano rappresentati da un partito politico. Perché sia partito politico dobbiamo superare lo sbarramento del 3%, che ritengo, per quanto ci riguarda, supereremo agevolmente. L'ex senatrice Castiglione invece si è soffermata sul radicamento territoriale delle candidature. Noi confidiamo molto sugli elettori che possano individuare nella nostra lista, Noi con l'Italia, UDC, la presenza di persone radicate nel territorio, tra Palermo e Trapani, persone competenti, persone esperte, persone con esperienza politica, persone che, come me, conoscono il territorio di Trapani e Marsala e dei comuni della provincia, che possono portare sicuramente un contributo valido a Roma, nelle aule parlamentari, perché di problemi da affrontare ce ne sono tanti, anche della nostra provincia. Intanto l'onorevole Nino Oddo, capolista alla Camera per Insieme, ha espresso soddisfazione per lo stanziamento di oltre 12 milioni di euro per la manutenzione delle strade provinciali da parte del Ministero delle Infrastrutture. La somma verrà erogata nell'arco di un quinquennio. Si tratta, ha dichiarato, di un intervento importante ed urgente per garantire maggiore sicurezza alle arterie del nostro territorio, alcune delle quali molto pericolose o addirittura impraticabili. I grillini invece ieri pomeriggio hanno tenuto una conferenza stampa con l'onorevole Valentina Palmeri e Maurizio Sant'Angelo, candidato per il Senato nel plurinominale nel collegio della Sicilia Occidentale. Il senatore dei 5 Stelle è intervenuto ai nostri microfoni. Oggi con una conferenza stampa diremo alcune cose che riguarda la gestione dell'aeroporto. Una gestione che è stata, per utilizzare un eufemismo a dir poco fantasioso, ai limiti anche della legalità. Quindi segneremo in maniera precisa e puntuale quelli che sono stati dei passaggi che stanno costringendo i trapanesi a soffrire per la perdita, dal punto di vista dell'economia locale, dell'aeroporto stesso. L'aeroporto è il cuore pulsante di tutto il territorio, quindi è chiaro che l'azione in questo caso del governo Musumeci, perché il governo Musumeci è in regione e le risposte che deve dare a tutti quanti i trapanesi, a tutti quanti gli addetti ai lavori, devono essere immediate in modo tale che la stagione non vada perduta. Torniamo tra poco con una nuova edizione. Mafia scatta, maxi confisca. Nel mirino i beni di un imprenditore castelvetranese già condannato per estorsione. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del ROS e di Trapani. Le previsioni meteo, la provincia nella morsa del maestrale, temperature in calo nelle prossime 24 ore.
fare più punti possibili. Ieri pomeriggio in conferenza stampa l'allenatore del Trapani Calcio Alessandro Calori ha presentato il match di domani contro la Casertana. Oggi rifinitura in terra campana, ne parliamo nel TG Sport. Ben ritrovati, apriamo questa nuova edizione con la cronaca. Una maxi confisca è stata eseguita all'alba di oggi a Castelvetrano. Beni per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro sono stati confiscati dai carabinieri del ROS del Comando Provinciale di Trapani all'imprenditore castelvetranese Girolamo Calogero Muranea, condannato per estorsione nell'ambito dell'indagine mandamento. Indagine che nel 2012 aveva portato all'arresto di esponenti di spicco della famiglia mafiosa di Castelvetrano. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Trapani. All'esito dell'operazione mandamento era scaturito il sequestro, eseguito a marzo del 2016, di un ingente patrimonio costituito da aziende attive nel settore agricolo, del turismo e delle energie rinnovabili, tra cui la Agroverde SRL, la GeoExpert SRL, attraverso le quali Muranea gestiva due olifici a Castelvetrano, ospitanti tra l'altro il Museo dell'Olio e delle Olive. Approfondite analisi bancarie e reddituali avevano permesso di acquisire elementi di riscontro circa l'origine sospetta di circa 2 milioni di euro impiegati dal Muranea per la creazione delle predette realtà economiche, nonché per la conduzione dei successivi investimenti in violazione dei requisiti previsti dalla legge 488 del 92. Con il provvedimento di oggi il Tribunale di Trapani ha disposto la confisca di 3 società attive nel settore oleario, 2 fabbricati industriali, 14 immobili fra abitazioni e terreni, 3 macchine agricole, un autocarro, diversi conti correnti e polizze assicurative. Torniamo a Trapani. Oggi pomeriggio dalle 16 all'Accademia di Belle Arti Candischi, conferenza dal titolo Armonia nell'arte e nella natura per il benessere dell'uomo. Ce ne parla Simona Sottili. L'obiettivo di questa conferenza è introdurre quelli che sono i temi della natura e dell'ambiente e di quella che è l'approccio olistico della medicina per il benessere dell'uomo. Questo perché sappiamo che noi viviamo in un ambiente e l'ambiente vive in noi e quindi l'armonia e lo scambio tra questo ci permette di vivere nel benessere. Ci saranno diversi relatori, 3 dei quali siamo qui. In più siamo grati che comitati del luogo come il gruppo Pro Eritrine e il Conservatorio di Trapani saranno presenti all'evento per presentarsi e per effettivamente far vedere come nel territorio di Trapani ci sono gruppi e volontari e professionisti che si impegnano a creare bellezza nel territorio ed educare le persone alla bellezza e all'armonia, come l'Accademia Candischi che ci ospita. Quindi abbiamo voluto creare un'opportunità di aggregazione di persone che sono sensibili a quello che è l'armonia nell'essere umano, l'armonia con l'ambiente che si rispecchia nella natura e nell'arte. Questa mattina nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo Nunzio Nasi di Trapani si è tenuto il primo incontro relativo all'unità di apprendimento musica, passione ma anche lavoro che coinvolge gli alunni delle terze classi. Sono intervenuti la professoressa Vincenza Paesano, musicoterapeuta, il direttore artistico del Luglio Musicale Giovanni De Santis e il professor Santino Stinco, compositore e direttore della banda Asaro di Paceco. Un momento di scambio tra gli studenti che hanno posto varie domande ai professionisti del settore musicale. Fine settimana ricco di appuntamenti per il carnevale in provincia. Domani alle 10.30 al via il carnevale al Museo Pepoli, manifestazione rivolta ai bambini con abiti ispirati a personaggi della storia, della letteratura, dell'arte, della mitologia e della fiaba. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Amici del Museo Pepoli e dal Kiwanis Club Trapani Saturno. Nel vivo della kermesse alle Isole Egadi, al Centro Sociale di Levanzo, alle 21, serata danzante con nella prima parte musica dal vivo e nella seconda ritmi latinoamericani. Domani pomeriggio a Favignana si terrà la tanto attesa sfilata dei carri allegorici con momenti di spettacolo e animazione in maschera. A Paceco, domani pomeriggio alle 14.30, partiranno dalla Villa Comunale i carri allegorici per giungere verso le 20.30 a Piazza Vittorio Emanuele, per un pomeriggio all'insegna dell'allegria e della musica. Prosegue il carnevale anche a Petrosino, con la gran sfilata dei carri nel pomeriggio per le vie della cittadina. E adesso vediamo le previsioni del tempo nel trapanese per le prossime ore.
Nel pomeriggio di oggi il cielo sarà nuvoloso, con temperature comprese tra gli 11 e i 13 gradi ed i venti forti provenienti da nord-ovest. Il mare sarà molto mosso. In serata i venti continueranno a soffiare da nord-ovest. Per domani mattina il cielo sarà nuvoloso, con i venti sempre da nord-ovest che soffieranno ad una velocità di circa 14 nodi. Le temperature minime saranno attorno ai 10 gradi, sui 12 le massime. Il mare sarà mosso, con venti provenienti sempre da nord-ovest. Terminato con la consegna degli attestati di partecipazione, il ciclo di incontri con la storia promosso dal Centro Studi Dino Grammatico presieduto da Fabrizio Fonte. Ieri pomeriggio a Custonaci l'ultima conferenza sul tema L'Italia fra Europa e Mediterraneo, eredità storica e nuovi scenari geopolitici. Per gli appuntamenti su Telesud alle 19.40 e alle 22.40 andrà in onda il nostro magazine. Alle 20.30 e domani in replica a mezzogiorno e 30 Mondo Donna a cura di Angela Cangemi. Ospite la dottoressa Pina Candela, responsabile del registro tumori dell'ASP di Trapani. Ci rivediamo tra poco con il TG Sport. Il Trapani Calcio è partito questa mattina per la trasferta di Caserta. Domani alle 14.30 andrà in scena il match contro la Casertana. Ieri in conferenza stampa l'allenatore Alessandro Calori ha presentato la partita. Una squadra che gioca 4-2-3-1 generalmente, però ho questo dubbio se gioca 4-2-3-1 o 3-5-2, ma indipendentemente dal loro modulo, perché è una cosa che ci abbiamo lavorato. Domenica sono andato a vederla a Siracusa, io mi sono fatto un viaggio per vederla, appunto ha giocato un 3-5-2 che solitamente non lo gioca, una squadra che è cambiata rispetto all'andata perché ha cambiato l'allenatore, ha cambiato il modo di giocare, però ha giocato spesso un 4-2-3-1, gli mancheranno alcuni elementi anche loro, noi bisogna essere bravi a interpretare la partita, perché sarà una partita contro una squadra che, chiaro, ha bisogno di punti di salvezza e noi bisogna avere la stessa interpretazione a livello agonistico della Casertana, in più metterci qualcosa in più che noi serve per fare la differenza. Bisogna cercare di fare più punti possibili e soprattutto essere capaci di aumentare quello che abbiamo fatto e fare ancora meglio, perché questo è un obiettivo che non possiamo non privarcene. Cioè io penso che bisogna mirare sempre al massimo, no? Poi dopo alla fine si fa il conto di quello che abbiamo fatto, cosa siamo riusciti a fare, perché credo che sia un gruppo che è vero, è cambiato in qualcuno, cinque ragazzi nuovi sono arrivati, cinque sono andati. Però credo che l'intelaiatura è abbastanza solida, quindi dobbiamo cercare di avere sempre un approccio importante. Dopo vedere dove si può arrivare è la cosa basilare, dopo è chiaro che però a volte può succedere tante cose che non si pensano oggi, no? Spesso a volte nei giudizi, oggi si dice una cosa, fra un po' si cambia, perché così il calcio è questo anche, no? È un percorso che però bisogna essere pronti sempre a fare il massimo di quello che si deve fare, provare, non arrendersi mai, avere quella ghigna della squadra che ha fame, che ha voglia. Questo pomeriggio prenderà il via la fase ad orologio del campionato di Serie C femminile di basket. La Virtus Trapani ospiterà alle 16 al Palavirtus la Virtus Augusta Basket. E invece la Pallacanestro Trapani partirà nel pomeriggio per la trasferta di Rieti. Oggi rifinitura e subito dopo la conferenza stampa di coach Ugo Ducarello. Ho fatto del passo indietro, ma non perché la squadra si è sgonfiata. La squadra ha perso un pochettino di
Come dicevo, finita la partita contro Napoli, esaminando un pochettino tutto il percorso di quest'ultimo periodo, io mi lamento tanto dal punto di vista difensivo, perché comunque sapete benissimo che la nostra non è una squadra di talento, ok? È una squadra dove abbiamo fisicità e grinta. Io questa grinta la sto incominciando a vedere sempre di meno, ma per tantissimi motivi. Perché voi venite a parlare a me della panchina, dei ragazzini che giocano tutti insieme di qua, della stronzate totali, perché comunque la storia di questa squadra è molto chiara. Quando la panchina ha dato qualcosa dal punto di vista dell'energia, dal punto di vista dell'impatto, anche il primo quarto e il secondo quarto, io nel terzo e nel quarto quarto trovavo sempre dei giocatori dalla panchina che mi davano tanta grinta, tanta energia, tanta fisicità. Sono sempre sereno, okay? Perché so benissimo che Perry proverà a dare tanto, i lunghi proveranno a dare tanto, Ganeto e Mollura proveranno a dare tanto, Filippo Testa, che dovrà giocare naturalmente qualche minuto in più, sarà pronto e mi darà pure tanto. Proveranno a darmi tanto, poi vediamo il campo che cosa dice. E per quanto riguarda il futuro, io non te lo so dire, ma è molto semplice, perché quando tu vai nel mercato di riparazione, per mille motivazioni, okay, se ci fossero dei problemi per quanto riguarda un americano, come avete visto negli anni passati, ahimè per me, perché si sono infortunati due giocatori, abbiamo avuto un lasso di tempo molto lungo per trovare un giocatore, perché i vischi sono due. È un buon gruppo che sta lavorando, che sta sbattendo, abbiamo avuto questi alti e bassi, si continua a lavorare e quindi sotto questo punto di vista io provo ad essere molto sereno con me stesso, e lo sono, e allo stesso tempo provo a dare anche serenità alla squadra. Coriandoli e sfilate, carnevale nel segno della tradizione, il freddo pungente non rovinerà la festa più pazza dell'anno. E questo è il tema del nostro approfondimento. Vediamo il servizio. Che cosa farà per questo carnevale? Penso nulla. Rimarrà quindi a casa? Sì, sì, non lo so, non ho programmi, scusi. Cosa farai per questo carnevale? Ancora non lo so, vedremo. Andrai a ballare? Non penso. Per casa? Vedremo, ancora non si sa. Che cosa farà stasera per carnevale? Ma niente di particolare, lavoro. Non sono di qua. Come trascorrerà il carnevale? Porterò i bambini a vedere i carri a Valderice e farli divertire un pochettino. Come trascorrerà il carnevale? Con gli amici. Ballare? Probabilmente sì. E tu? Pure, con lui. Siete fidanzati, quindi festeggerete assieme? Sì. Sì. Come trascorrerà il carnevale? Si va a ballare. In maschera? Si spera, vediamo di trovare qualcosa in maschera. Hai già scelto qualcosa oppure ancora no? No, ancora no. C'è... No, io proprio. Di cosa ti vestirai? Dai, dillo. Non lo so, vero, ancora non so. Un'idea ce l'hai? No, vedremo. Come trascorrerai il carnevale? Che cosa farai di bello? Ma guarda, oggi starò fuori sede, andrò a Sciacca, andiamo a vedere un po' anche il carnevale di Sciacca, poi domani Paceco, Valderice, facciamo un po' tutti contenti.
classico carnevale insomma della provincia. Assieme agli amici ovviamente. Assieme agli amici, infatti ci sarà pure lui, Roberto, vieni qua, vieni qui. Ci sarà anche lui, andremo a Sciacca, ci sarà anche... Carnevale? Sì, carnevale. Sciacca. Quest'anno Sciacca non ci siamo mandati, quindi... Vogliamo provare questa esperienza. Sì, anche perché insomma, anche un po' per cambiare. Esatto. Buon divertimento allora. Grazie altrettanto. Anche a voi. Come trascorrerà il carnevale? Non lo so, andrò a vedere i carri di Pacheco. Pacheco quindi? Sì. E stasera a ballare? Sì. Dove? A Prodo. In maschera? Sì. Come ti vestirai? Mi vestirò da... no, metterò soltanto la maschera normale. Buon divertimento allora. Grazie. Come trascorrerà il carnevale? Non andrò a ballare, sicuramente. Vorrai a casa? Sì. Io sono in partenza, sto andando in Veneto, quindi probabilmente lo andrò a vedere a Venezia. Rimarrà fuori per quanti giorni? Ancora non lo so, mi sto facendo il biglietto solo per l'andata. In maschera? Probabile che lì comprerò il vestitino. Buon divertimento. Grazie, ciao.